Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshiramritam Yena Tasmai Shri Ravi Namah. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namah Om Vishwapadaya Krishapurishtaya Bhutare Shrimate Madhusevita Prabhuti Namine Dasyate Parupadasya Nimagrai Nirantanam Rupasya Palana Shiksha Nirakai Namastute Nama Om Vishupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Guravani Pachari No Nirvishesha Shandavadi Pashtetade Shattari No Pausa. Sei preso sul pulsante. Sì. Allora, passiamo quindi adesso alla diapositiva 2. Ornella come fa a vederla? Faccio vedere io. Ti faccio vedere al volo Ornella le diapositive, però non credo che tu riesca a vederlo. Tu riesci a vedere? No, eh? Sì, sì. Sì, lo vedo. C'è il microfono acceso. Mi senti? Sì, sì. Quindi, diapositiva numero 2. La conoscenza trascendentale. Abbiamo detto la parte prima si intitola La conoscenza trascendentale. Sono 18 capitoli, analizzeremo 6 capitoli alla volta, quindi in 3 appuntamenti dovremmo farcela. Parte prima, primi 6 capitoli, la conoscenza trascendentale. Allora, il primo capitolo inizia con una domanda di Dhritarashtra al suo segretario Sanjaya, domanda inerente agli schieramenti disposti sul campo di battaglia. Dice, parlamene un po', dimmi chi c'è, cosa fanno. Questi, cioè Sanjaya, per un dono speciale del saggio Vyasadeva, poteva vedere dentro di sé tutti i dettagli della battaglia. Prabhupada dice, come se avesse avuto una sorta di televisione all'interno del cuore, lui vedeva. La sua visione comprende la conversazione di Arjuna con Krishna, che è il cocchiere di Arjuna, proprio prima dell'inizio della battaglia. Allora, com'è possibile che Krishna, Dio la persona suprema, egli stesso potente re, abbia potuto assumere gli umili compiti di un cocchiere? Prima della battaglia, quando le due parti contendenti cercavano alleati, Krishna offrì di mandare il suo grande esercito a combattere per una parte, mentre personalmente avrebbe servito l'altro schieramento, ma non in un ruolo di combattente. Questi furono i patti. Krishna è Dio, la persona suprema. Eppure, questo è un punto nodale, fondamentale, del carattere trascendentale di Krishna, che non è un dittatore, la cui impostazione è quella di sfruttare i suoi servitori, ma Krishna in realtà gioisce nell'offrire un umile servizio al suo devoto. Perché questa gioia da parte del Signore? Perché? Perché i devoti sono molto cari al Signore e praticamente i Pandava vinceranno la guerra perché sono devoti di Krishna, per nessun'altra ragione. Duryodhana era felice di avere dalla sua parte gli eserciti di Krishna, certo, perché era l'esercito più potente in assoluto, l'esercito di Krishna. Però non era un devoto di Krishna, Duryodhana. E Arjuna era ugualmente contento di avere con sé sul carro il suo caro amico Krishna. Ma Dhritarashtra è inquieto, perché sa che quel luogo non è un luogo ordinario. Dharma Kshetra e Kuru Kshetra è un luogo di religione dove si sono svolti tanti sacrifici in onore a Dio. Perciò Dhritarashtra sa
che quel luogo favorirà i Pandava, perché Krishna è dalla loro parte, quindi è estremamente preoccupato. Diapositiva 3. Allora, possiamo leggere? Vai, Tulsi, prima falla tu, la prima Arjuna falla tu, però ad alta voce. Per favore Krishna, guida il mio carro tra i due eserciti. Voglio vedere i seguaci di Duryodhana che sono venuti qui per combattere. Krishna, guidando il bel carro d'oro tra i due immensi eserciti che si fronteggiano sul grandioso campo di battaglia pianeggiante, dice: guarda cugino, tutti questi grandi guerrieri qui riuniti. Arjuna cosa risponde? Sconvolto. Krishna, non posso combattere contro tutti questi miei cari parenti, insegnanti e anziani. Tutta la mia famiglia verrebbe distrutta. Preferirei morire o vivere d'elemosina. Ok. Dunque. Sanjaya inizia la narrazione della scena del campo di battaglia, mostrando la caratteristica diplomazia e l'orgoglio di Duryodhana. Dopo aver formalmente lodato i propri avversari, Duryodhana proclama ad alta voce la superiorità delle sue forze, i Kuru. Bhishma, degno del più grande rispetto, prozio dei Kuru e dei Pandava, guida l'esercito di Duryodhana, ma quando le due parti provocano un fragore minaccioso di tamburi e di lancinanti suoni di conchiglie, è la parte di Duryodhana a sentirsi intimidita. Il suono dei Kuru era tumultuoso, ma quando Krishna e i Pandava suonano nella loro conchiglia, quel suono è definito? Chi se lo ricorda? Il suono delle conchiglie dei tamburi dei Kuru viene definito tumultuoso, quindi potente, ma il suono della conchiglia di Krishna e Arjuna viene definito? Come viene definito? Trascendentale. Trascendentale. Il suono trascendentale delle loro conchiglie penetra nel cuore di Kuru e loro sentono con il suono di queste conchiglie che il potere è dalla parte di Krishna. Lo sentono e tremano. Nel profondo del loro cuore provano paura. Sentono che c'è qualcosa che non va, che il vero potere non è dalla loro parte. Arjuna invece è pieno di fiducia, con l'emblema dell'eroica scimmia guerriera Hanuman sulla bandiera del suo carro. Egli chiede a Krishna di portarlo fra i due eserciti per poter osservare la parte avversa. State visualizzando? Una volta di fronte all'opposto schieramento, Krishna guarda Arjuna e gli dice: Arjuna, vedi chi c'è dall'altra parte? E lo dice in tono quasi scherzoso. Krishna, in quel frangente, è chiamato Rishikesha, il maestro, il proprietario dei sensi. Fra i sensi c'è anche la mente, che è definita il sesto senso. Sa cosa sta pensando Arjuna. Sa che è titubante a combattere Arjuna. Infatti, quando Arjuna si rende pienamente conto che la battaglia provocherà la morte di così tanti cari parenti, improvvisamente, misticamente, perde la sua determinazione a combattere. E in preda all'emozione, cioè entra nella mente praticamente, in preda all'emozione presenta a Krishna molte buone ragioni per giustificare la sua decisione di andarsene dal campo di battaglia. Per esempio gli dice: sono tutti qui schierati per soddisfare Duryodhana, perché dovrei mettermi al loro livello? Anche se li uccido tutti, come potrò godere del regno?
Non sarei da considerare degradato se per ottenere un regno uccidessi delle persone care? E poi inizia a filosofeggiare, Arjuna, diventa filosofo. Dice, quando si uccidono i capi famiglia, le donne si degradano perché nessuno le protegge, diventano preda di uomini che si uniscono a loro senza alcun criterio religioso, dando vita ad una prole indesiderata. Il mondo va in rovina e i principi della religione si perdono. Che insegnamento traiamo da questo primo capitolo? Dovremmo capire che lo sgomento o la perdita di entusiasmo, questo è un punto bellissimo, che la perdita di entusiasmo, lo sgomento, il terrore, l'ansia, la perdita di desiderio nell'affrontare i problemi della vita, tutto questo viene dalla nostra dimenticanza del legame che abbiamo con Krishna. Se fossimo invece coscienti del nostro legame col Signore Supremo e del ruolo che dobbiamo svolgere all'interno del suo piano, e se potessimo comprendere come rimanere sempre suoi strumenti, non avremmo alcun problema nell'esistenza, nessun problema nell'esecuzione dei suoi ordini, sia che essi ci causassero apparenti gioie o dolori. Quindi completa fiducia, completa fede nell'essere supremo. Sono domande o commenti su questo? Paola, Ornella, Tulasi Gopi, Catherine, Jegoranga. Allora, possiamo andare alla diapositiva 4. Allora, vai Jegoranga, Catherine, Arjuna. Sì, quella successiva. Arjuna, ad alta voce, che ti deve prendere la telecamera. Krishna, come potrei uccidere queste venerabili persone? La vittoria sarebbe macchiata dal loro sangue. Non so cosa fare, per favore, istruiscimi. E Krishna, sorridendo gentilmente, dice: dimentichi che ognuno è un'anima eterna e non un corpo fisico. Si può uccidere il corpo, ma non l'anima. Amico mio, tu sei un guerriero. Combatti, ma non per te stesso, combatti per il Supremo. Allora agirai da quell'anima eterna che sei in realtà. Combatti tutti i tipi di materialismo e sii uno yogi. Ora, questo ovviamente è una, se capito, è una sintesi del dialogo, una sintesi, punti salienti, perché l'idea è offrire un overview, una panoramica. Ok, analizziamo. Poi io ho inserito anche, cioè noi abbiamo inserito anche i versi, capitolo e versi, troverete nelle slide. Quindi poi in un secondo momento uno se le può riguardare e andarsene a studiare per gruppi diversi, in maniera tematica. Ok. Allora, siamo alla diapositiva 4. Diamo un commento, un'analisi di questo capitolo 4. Krishna respinge subito la decisione di Arjuna di astenersi dal combattere. Arjuna ammette di essere confuso e chiede istruzioni. E qui sta accadendo una cosa molto importante, molto fondamentale. Emerge qui, in questo contesto, di feroci dubbi da parte di Arjuna, ma di immediato abbandono a Krishna. Lui è preda di questi dubbi, di queste perplessità, Arjuna, e immediatamente si abbandona a Krishna. Qual è la cosa fondamentale, importantissima che sta succedendo qui? Emerge la differenza fondamentale tra un devoto e un non devoto, tra una persona benedetta, di natura divina, e chi invece versa in una condizione precaria di egocentrismo, di egoismo, di indipendenza.
Arjuna è confuso, lo dice chiaramente. Si sente e si vede che Arjuna è confuso. Ha un dilemma, non sa cosa fare. E a quel punto, poiché è devoto, non dice me la cavo da me, da solo troverò un modo. Ci penso io sono l'autorità e la guida di me stesso. Come praticamente diciamo spesso tutti quanti. Chi può conoscermi meglio di me? A chi interessa di me più di me stesso? Me la cavo da me. Va bene, ci penso io sono l'autorità, io sono la guida di me stesso. In cuor suo Arjuna invece non pensa così, perché sa che Krishna è la persona suprema, che lo ha protetto e sempre sostenuto senza abbandonarlo mai, mai. E che egli, Krishna, è depositario della risposta al suo terribile dilemma. Questo Arjuna lo intuisce chiaramente, lo vede chiaramente. Sa questa risposta al suo terribile dilemma di non poterla trovare da se stesso, da solo, senza la benedizione e senza l'aiuto di Krishna. E quando l'anima assume questo specifico atteggiamento, significa che ha capito di essere infinito, di non essere Dio. Questo è il punto. Senza girarci troppo intorno, significa questo. Quando l'anima assume questo specifico atteggiamento, Krishna, istruiscimi tu, o al puro devoto di Krishna, il suo rappresentante autentico, ed è esattamente la stessa cosa, quando l'anima assume questo atteggiamento, questa disposizione d'animo, quando si dispone in questa maniera qui, ho un dilemma, un atroce, feroce dilemma, non so cosa fare nella vita, e si abbandona a Krishna, dice Krishna, o al rappresentante di Krishna, pensateci voi, ditemi cosa devo fare, con questa affermazione sta dichiarando di aver capito di non essere Dio. Quindi significa che chiunque cerchi di vedersela da sé, di trovare un modo, una soluzione, una risposta in maniera autonoma ai propri dilemmi esistenziali, facendo questo sta affermando io sono Dio. Senza troppi oppelli, senza edulcorazioni, senza infingimenti, esattamente quello che sta succedendo e quello che succede. Infatti chi pensa di poter risolvere ogni problema con le proprie forze, a tutti gli effetti si sta sostituendo a Dio, la persona suprema. La vita è piena di complessità, perplessità, di confusione, è un labirinto inestricabile. La vita materiale è così, un labirinto, un ginepraio. Non se ne esce. E chi si rende conto di questo e chiede aiuto è da considerarsi un'anima benedetta, un'anima fortunata, un'anima sincera. Ed è proprio quello che Arjuna sta facendo. Sta prendendo rifugio in Krishna. Sta riconoscendo la propria dipendenza da Krishna. Cosa significa coscienza di Krishna? Accettare un rapporto di assoluta dipendenza da Krishna e dai suoi rappresentanti autentici. Questo significa coscienza di Krishna, non religione, non un metodo per rendere migliore la mia permanenza in questo mondo, non un modo per ottenere delle risposte, delle spiegazioni grazie alle quali io posso vivere più sereno in questo mondo. Questa non è la coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna significa riappropriarsi della propria vera identità, ricollocarsi nella propria originale posizione di eterni servitori d'amore di Krishna. In altre parole, ripeto, più semplici ma più chiare, coscienza di Krishna significa accettare un rapporto di assoluta dipendenza da Krishna e dai suoi rappresentanti autentici. Per quello non c'è la fila fuori dalla porta, semplicemente per questo, mica per altro. Ed è proprio quello che sta facendo Arjuna adesso, sta facendo proprio questo, sta prendendo rifugio in Krishna, sta riconoscendo la propria dipendenza da Krishna. E questo è un altro punto fondamentale, possiamo scriverlo, poi sottolinearlo, poi metterci un circoletto rosso. Senza tale atteggiamento di dipendenza assoluta da Krishna e dal suo puro rappresentante, non può esserci la Bhagavad Gita. Non può esserci, intendo, l'ascolto vero della Bhagavad Gita. Non ci può essere un ascolto vero, sarà soltanto un ascolto di facciata,
un ascolto posticcio, un ascolto ipocrita. E Krishna, nel constatare questa disposizione d'animo perfetta di Arjuna, le cui orme noi dovremmo seguire, ricalcare, è visibilmente soddisfatto. È visibilmente soddisfatto nel constatare che l'amico ha scelto di diventare suo discepolo. È lì che inizia la Bhagavad Gita, nel 2.7. Questo è una svolta epocale. 2.7 inizia la Bhagavad Gita con la sottomissione di Arjuna a Krishna. Prima era soltanto ancora un dialogo, un preparativo, dei preparativi, va bene, una descrizione del contesto storico, del contesto psicologico interiore, l'ascolto delle motivazioni addotte da Arjuna per non compiere il suo dovere, per non assumersi responsabilità alle quali era chiamato. La Bhagavad Gita inizia da 2.7. Karpanya Dashopa Hataspa Bhava Prichamitam Dharma Sammut Acetta Yachreya Sannishitam Bruhitam Meshi Shastayam Shadi Mantuam Prapannam Shastayam Shadi. Significa: ai istruiscimi, ti prego. Mam Tvam Prapannam, sono io, Mam Tvam a te Prapannam, un'anima completamente sottomessa. Da lì inizia la Bhagavad Gita, non prima. Quindi Krishna è visibilmente soddisfatto. Krishna ha organizzato tutto. È desideroso di annunciare il suo divino canto adesso, perché sa che quando lo esporrà non darà solo sollievo ad Arjuna, ma a tutta la gente a venire. Arjuna è una persona molto qualificata, compassionevole, sensibile. Ma tali qualità materiali, da un punto di vista spirituale, possono diventare un vero e proprio ostacolo al vero eterno bene dell'anima. Compassione, sensibilità, qualificazioni. Queste qualità materiali, da un punto di vista spirituale, possono diventare un ostacolo al vero eterno bene dell'anima. Arjuna questo lo comprende e la chiama debolezza meschina, Karpanya Dosha. Dice: sono preda di una debolezza meschina. Si rende conto di essere debole e meschino nell'aver affermato le cose che aveva affermato, le motivazioni di cui sopra, motivazioni politiche, sociali, etiche, morali, filosofiche. Sono debole e meschino perché intuisce che la vera felicità e il vero benessere dell'anima sono in conflitto con queste qualità e considerazioni materiali. Per questo dice a Krishna, chiede a Krishna: sono confuso, sto anteponendo queste mie considerazioni materiali alla vera, pura conoscenza dell'anima, all'atma tattva. Sto subordinando tutto a queste considerazioni di carattere materiale, sto subordinando tutto al mio dovere, al mio impegno devozionale. Ora me ne rendo conto, ora lo so, per favore istruiscimi, fammi uscire dalla confusione, ti prego. Ti dice questo nel 2.7, praticamente. Nei versi seguenti di questo capitolo, alcuni fra i più famosi della Bhagavad Gita, Sri Krishna presenta ad Arjuna tre, questo è un altro punto per un eventuale schema che stiate approntando, Krishna presenta ad Arjuna, espone ad Arjuna tre ragioni per cambiare idea. Tre. La prima, siamo al capitolo secondo, dal versi 11 al verso 30. Qual è la prima ragione, la prima motivazione esposta da Krishna per fargli cambiare idea? Dall'11 al 30. Gli dice: l'anima è eterna, l'anima è distinta dal corpo materiale, si reincarna in molte vite, in molti corpi, in modo molto serio. Ora che Arjuna lo ha riconosciuto come suo guru, Krishna espone tale differenza che rappresenta la base della vita spirituale. Questa è la base. Senza aver capito questo non si può capire niente, ma non che non si può capire niente solo dalla Bhagavad Gita, non si può capire niente di niente, assolutamente nulla, di nulla, se non capisco di essere differente da questo corpo.
Senza comprendere la differenza tra anima e corpo, non si può iniziare realmente il percorso per la realizzazione del sé. Questa è la base del Sambandha, la conoscenza, ricordiamo cos'è Sambandha, la conoscenza riguardante il legame tra Dio e l'anima. Questo non è un colloquio tra due corpi o tra due anime identificate col corpo, meglio ancora, ma tra chi? Tra l'anima suprema e un'anima infinitesima arresa a lui completamente. Questo rappresenta la Bhagavad Gita. Il Signore spiega che noi rimaniamo lo stesso essere, lo stesso osservatore dei vari mutamenti corporei. Cioè, come vediamo cambiare il corpo da bambino ad adolescente, noi vediamo cambiare il nostro corpo da bambino ad adolescente, noi siamo testimoni di questo cambiamento, lo vediamo anche cambiare da adulto ad anziano e quindi da vivo a morto. E così come siamo entrati nell'infanzia e poi usciti dall'infanzia, entrati nella maturità e poi usciti dalla maturità, entrati poi nell'età anziana, usciremo anche dall'età anziana e dove andremo? Abbiamo attraversato tutti questi diversi aspetti corporei nel corso della vita? Niente di più semplice comprendere che entreremo in un altro aspetto corporeo, alla fine dell'esistenza di questo aspetto corporeo. Questo è il principio scientifico della trasmigrazione dell'anima, nota come reincarnazione, non metempsicosi. C'è la metempsicosi interna, c'è la metempsicosi esterna. Per metempsicosi interna o reincarnazione interna si intende quella che vediamo in questa stessa esperienza corporea, dall'infanzia alla giovinezza, dalla giovinezza alla vecchiaia, dall'età matura poi alla vecchiaia, questa reincarnazione interna. E poi c'è la fase esterna della reincarnazione, quando io passo da un aspetto esistenziale ad un altro, cambio corpo si dice, cambio esperienza corporea, va bene? Cambio identità, falsa identità. Seconda ragione addotta da Krishna per convincere Arjuna a combattere, a compiere il suo dovere. Questa risposta è esposta nei versi dal 31 al 38. Dal 31 al 38. Adesso Krishna parlerà ad Arjuna dei suoi doveri di Kshatriya. Quindi prima gli ha spiegato in maniera analitica Sankhya Yoga, la differenza tra anima e corpo. Adesso ancora Sankhya nell'analisi dettagliata dei doveri dei vari Varna. Mi segui? Dimmi. Sì. Quindi questo è Abideya, cioè gli sta spiegando la Abideya. No, siamo ancora a Sambandha qui. Ah, questo è ancora. Noi siamo ancora nei primi sei capitoli. Tutti i primi sei capitoli è Sambandha. Ok. Abideya rappresenta, sono i capitoli dal 7 al 12. Allora, quindi come guerriero Arjuna ha il dovere di combattere. Adesso Krishna parlerà ad Arjuna dei suoi doveri di guerriero. Nella società vedica sappiamo, ricordiamo, esistono 4 varna e 4 ashram. Gli ashram sono definibili come collocazioni spirituali. Abbiamo il brahmacharya, il grihasta, il vanaprastha e il sannyasa. I varna invece sono collocazioni sociali, ruoli sociali. Brahmana, che sarebbero gli intellettuali, kshatriya, gli amministratori di ricchezze e i difensori dei principi morali, etici, sociali e spirituali della società, i difensori, nonché gli amministratori. Poi ci sono i Vaishya, Vaishya sono la classe produttiva e commerciante. E poi ci sono i Shudra, le persone che lavorano e aiutano le altre classi sociali. L'appartenere a uno di questi ordini non è un'imposizione artificiale o ereditaria, ma dipende da cosa? Guna Karma Vibhagasha, spiega Krishna nel capitolo 4.13, poi lo spiegherà, 4.13 dice Guna Karma Chaturvarnya Mayashristam Guna Karma Vibhagasha. Quindi, il carica per 7 ore questo telefono. Anche l'altro carica per 7 ore. Vabbè, però intanto avrò caricato, dammelo l'altro.
La mia è stata carica, no? Spero. Prima, appena... Vabbè. No, dove? Lì non c'è carica. Lì, se l'hai messo lì è totalmente inutile. Non perché qui, lì è totalmente inutile, è spento. Quello lì che va... Allora, niente. Paola, qui la batteria sta cadendo. Pausa, per favore. Allora, vado a mettere là. Quindi abbiamo detto non è un'imposizione artificiale far parte di uno di questi ordini e neanche ereditaria, ma dipende dalle qualità dimostrate e codificate dalla Bhagavad Gita, ovvero da Krishna. Arjuna è uno kshatriya e Krishna intende propedeuticamente richiamarlo ai suoi specifici doveri. Quindi lo sta sensibilizzando e responsabilizzando. Lo sta intanto sensibilizzando, prima lo ha sensibilizzato. Ci siamo? Sei un'anima, non sei questo corpo. Quindi analisi della situazione, del contesto. Attenzione, ricordati chi sei. Considera la tua semenza, diceva Dante. Considera da dove provieni, di che pasta sei fatto. Adesso... Con la seconda motivazione lui lo sta richiamando al senso del dovere, quindi assunzione di responsabilità. La società vedica, spiega Krishna, ovvero una società cosciente di Krishna, è organizzata in modo tale che se si compiono i propri doveri prescritti, la propria coscienza si purifica, perché si è ben collocati. Si funziona bene all'interno dell'ingranaggio della macchina. Ecco perché la società di oggi va a rotoli. È una società veramente di disperati, perché nessuno sa chi è davvero, nessuno quindi sa come collocarsi. Quindi non c'è informazione, non c'è cultura, e quel che è peggio, esistono culture che sono contrarie, avverse, ostili, nemiche alla cultura dell'anima, di conseguenza non ci può essere reale collocazione, quindi serenità. Tutti certo si collocano, ma non sapendo chi sono, si collocano nel posto sbagliato, si approcciano alla vita in modo sbagliato, relazionano con gli altri in modo sbagliato, quindi sofferenza, quindi lo status della serenità degli esseri umani è praticamente sottoterra, molto molto basso, intendo dire. Invece in una società cosciente di Krishna tutto è organizzato in maniera tale che se si compiono i propri doveri la propria coscienza si purifica. Purifica, purificazione da pur, dal greco, che significa fuoco. Fuoco, vengono bruciate le false identificazioni. Tutto ciò che turba il cuore viene bruciato con progressione, agendo in conformità con quelle che sono le direttive che provengono dalle anime realizzate e quindi da Krishna. Va bene, la propria coscienza si purifica, si ripulisce, vengono bruciati tutti i parassiti, tutte le contaminazioni, tutte le zavorre, tutto ciò che appesantisce, fuorvia, tutto ciò che dirotta l'anima viene annientato, scomminato, grazie a cosa? All'applicazione con determinazione dei propri doveri, all'interno dei propri doveri. Quindi, prego. In che modo la coscienza si purifica? Ecco, lo dice adesso. Okay. La coscienza si eleva ad una comprensione superiore, in altre parole, a quel livello cioè in cui ci si avvicina alla comprensione di essere un'anima. Una società impostata sui principi, su precetti coscienti di Krishna, iniziano con l'informazione a riguardo di chi sei veramente tu, Atma Tattva. Quindi intanto ti spiegano chi sei. Ti spiegano chi sei in modo che tu possa agire di conseguenza. Sei un'anima e poi ti vengono date informazioni su come un'anima agisce, come puoi tu quindi ricominciare ad agire da anima. In altre parole, coscienza che si purifica significa memoria che ritorna. Ricordiamoci l'esempio di una persona che soffre di amnesia. L'unico modo per ritrovare la sua memoria è quella di essere aiutata a ricollocarsi all'interno degli ambienti che gli sono familiari. Ricominciando ad udire voci che gli erano familiari, a vedere ambienti che gli erano familiari, a gustare cibi che gli erano familiari, naturalmente la memoria gli ritorna.
Quindi, in una società cosciente di Krishna impostata in maniera tale che tu possa ricominciare con progressione, guidato, portato per mano, possa ricominciare ad agire d'anima. Quindi progressivamente tutto ciò che copriva questa memoria trascendentale, atavica, della tua immensa preziosità, viene rimosso. Tutto ciò che lo copriva, che copriva questa memoria, viene rimosso, bruciato, purificato, puro, bruciare dal greco. Si capisce meglio? Non ho capito in che modo, con i ruoli sociali, con questi ruoli ben definiti. Collocarsi all'interno di questi ruoli sociali. Sono delle sì, all'interno di questi ruoli sociali si riesce a ritrovare la propria coscienza. Sì, perché la natura materiale... Potresti ripetere le domande che non si sentono? Ah, giusto, giusto, giusto. Allora, Caitlin dice in che maniera... Grazie. Niente, no, scusami. Dice in che maniera la coscienza si purifica? Cioè, cosa succede? La dinamica, cosa succede? Il processo, il procedimento? Vediamo, guardiamo un po' più con la lente di ingrandimento. Allora, per guna e karma si nasce con specifiche tendenze. Il maestro spirituale le sa riconoscere immediatamente e sa addestrarti e instradarti, educarti e instradarti in modo che le tue tendenze possano essere applicate sicuramente a favore della società, no? Perché una persona capace nel fare una certa cosa, amante di quella specifica attività, gli riesce benissimo, sicuramente sarà veramente utile alla società. La società così potrà sperimentare il vero progresso. Ma in ultima analisi, il vero progresso in cosa consiste? Il vero progresso consiste nell'offrire a tutti quanti opportunità di impegno devozionale, opportunità di impegnarsi nella propria attività originale, quelle da anima, va bene? Allora, se tu, sulla base di quelle che sono le tue inclinazioni materiali, ti applichi all'interno della società e offri il risultato di queste azioni che tu gioiosamente compi perché ti vengono spontanee, perché fanno parte della tua natura, sono le tue inclinazioni attitudinali, va bene? Tu le compi con gioia e con ancora più gioia offri i risultati al vero proprietario di tutto quello che esiste, va bene? Perché sei stata educata così fin da piccola, educata a riconoscere chi è il controllore supremo, chi è il proprietario, chi è la causa di tutto quello che esiste, allora la macchina sociale è una macchina che va avanti in maniera perfetta, senza intoppi, e tu, alla fine della tua vita, torni da Krishna, torni a casa. Ecco come la tua coscienza si purifica, perché tu fai quello che ti viene più spontaneo dal punto di vista materiale e vieni educata a offrire i frutti di quello che fai al Signore Supremo, e quindi la tua coscienza non può che purificarsi, non può che ripulirsi. Si capisce meglio adesso? Quindi a Krishna dice ad Arjuna: combatti per adempiere al tuo dovere, perché tale dovere prescritto è progettato in modo tale da purificarti ed elevare la tua intelligenza. Ora veniamo alla terza ragione o motivazione adotta da Krishna per convincere Arjuna a combattere. Questa risposta è data da Krishna nei versi dal 39 al 53 del capitolo secondo, perché questo è molto importante da scrivere, da appuntare. Allora, la terza motivazione è agire in maniera disinteressata al fine di trascendere le circostanze materiali, ovvero di azione e reazione. Spieghiamo meglio. Allora, azione disinteressata, eh? Perché Krishna sottolinea azione disinteressata? Perché tutti quanti siamo interessati a cosa? Quando facciamo qualcosa siamo interessati a cosa? Ad ottenere un risultato propizio. Un risultato favorevole, di cui godere, giusto? Nessuno fa qualcosa per avere un risultato non propizio.
Tutti agiscono per ottenere un risultato favorevole di cui godere insieme alle persone che lui ritiene, o lei, a lui barra lei, cara, care. Allora, qui invece Krishna dice, agisci in maniera disinteressata, solo così potrai trascendere le circostanze materiali, le trappole, tese da Maya. Quindi Krishna ora istruisce Arjuna a cambiare i suoi sentimenti, ovvero a cambiare il suo modo di intendere la vita. Sul modo lo istruisce, cioè sul modo di liberarsi dall'egoismo e dall'attaccamento sentimentale. Ora Arjuna è pronto a sperimentare questo cambio di coscienza su di sé. È pronto, per quello che Krishna introduce in questo argomento, perché lo ha sensibilizzato. Non sei questo corpo, sei un'anima spirituale. Gli ha dato le caratteristiche dell'anima. Gli ha spiegato quali sono proprio le caratteristiche dell'anima. Poi lo ha responsabilizzato, dice attenzione, tu devi compiere il tuo dovere, non fare i capricci, non fare il capriccioso. Quindi lo ha responsabilizzato, quindi prego. Scusa, perché se dice l'anima, tu sei un'anima eterna, non sei il corpo, e poi gli dice sei uno kshatriya, non è un po', non sembrerebbe no, un po'... No, ho spiegato, allora, Jai Goranga dice, ma come, prima gli dice non sei questo corpo e poi gli dice sei uno kshatriya. No, le due cose non si annullano a vicenda, non si escludono, perché dice tu sei un'anima e poi gli dice tu sei uno kshatriya, ripeto, lo sensibilizza a compiere il proprio dovere come offerta votiva a lui però. Queste sono le tue caratteristiche, usale perché fermo non puoi rimanere, senza agire non può rimanere nessuno, tutti devono agire. Allora la cosa migliore qual è? Agire in conformità con quelle che sono le proprie inclinazioni attitudinali, le proprie predisposizioni, mi segui, le proprie inclinazioni, così tu sei sereno nel tuo ambiente, nel tuo elemento, va bene? Sei uno kshatriya, ti viene facile combattere, sei stato fin da piccolo perché quelle si sono viste subito essere le tue caratteristiche, mi segui? E... offri, adesso gli spiega, offri il risultato a me. È propedeutico, è, capisci? È... Mi sembra più logico di prima, tu sei uno kshatriya, fai il tuo dovere, poi dirgli comunque tu sei un'anima spirituale. No, perché prima gli deve dire sei un'anima. Gli deve dire sei un'anima, non sei questo corpo. Dopo avergli fatto capire questo, gli dice guarda attenzione però, che tu hai anche un ruolo all'interno della società. Non lo fa, come dire... non lo fa stare con la testa fra le nuvole, capito? Sei un'anima, sei avulso da questo contesto, non sei avulso da questo contesto. Sei un'anima spirituale, ma attenzione, hai i tuoi compiti, hai i tuoi doveri all'interno della società nella quale sei calato, ma agisci, svolgi, adempi i tuoi doveri, ma come offerta votiva a me. In realtà è molto infinitamente più logico e più conseguenziale così, se ci rifletti, perché la prima cosa da capire è che non sono questo corpo. La seconda cosa da capire è che sì, però il corpo ce l'hai, ha delle specifiche caratteristiche, le devi utilizzare, quindi non fare il mistico, il filosofo che ti estranei, ti alieni da tutto, no, attenzione, quindi ritorna con i piedi per terra ma nel giusto modo, così caschi bene. Utilizza queste due caratteristiche per me. E adesso arriviamo infatti alla terza motivazione. Agire in maniera disinteressata al fine di trascendere le circostanze materiali. Quindi Krishna ora istruisce Arjuna a cambiare i suoi sentimenti, a cambiare il suo modo di intendere la vita, sul modo di liberarsi, cioè dall'egoismo e dall'attaccamento sentimentale. Ora Arjuna è pronto a sperimentare questo cambio di coscienza su di sé. Non può più, non più agire spinto dall'egoismo, ma per la soddisfazione di Krishna. Il problema è individuabile nell'agire egoisticamente, infatti, proprio in tutti gli esseri viventi, ovvero sulla base di considerazioni personali, false personali. Se si desidera sperimentare davvero la coscienza di Krishna, se la si desidera sperimentare davvero, si deve imparare ad agire non più per se stessi, ma per la soddisfazione di qualcun altro.
di Dio e del maestro spirituale suo rappresentante. Tale modo di agire muta alla radice l'impostazione della propria vita e l'intelligenza spirituale a quel punto si risveglia. Ti è chiaro perché usa prima quei tre punti, cioè perché esattamente in questa sequenza? Posso? Prego. No, mi sembra che perché Arjuna viene terrorizzato, giusto? Allora sembra tipo che Krishna, per tranquillizzarlo subito, sì, gli dice... Sapete che ripeto? Allora, quindi Caitanya dice, qui Arjuna è terrorizzato e sembra che Krishna... per tranquillizzarlo, dice subito, dice, che la prima cosa che gli dice, siamo tutti animo, cioè non devi piangere, sì, per... sì, sì, è proprio quello che gli dice, stai tranquillo, come non sei prima questo cosa poco. Sì, sembra quasi che gli dica, siamo anime, per tranquillizzarlo, cioè, stai tranquillo, sei un'anima eterna, eh? Infatti glielo dice proprio, non... tu sei tanto attaccato a questi corpi, ma sappi che se tu li uccidi loro riceveranno un corpo giovane, poi in realtà gli stai facendo praticamente un favore. Certo, anche quello, certo, glielo dice, anche per questo glielo dice, ovviamente non solo per quello, non è un... Sì, sì, certo. Sì, sì, è questo? Sì, sì. Ok, altro? Qualcun altro? Ornella, tutto bene? Paola, tutto bene? Batti in Paola? Ok. Sì, tutto bene. Allora, il microfono. Sì, 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 non c'è problema. Ora, diapositiva 5. Allora, vai Jaguranga, fai Arjuna. Cosa dice Arjuna? Cosa fanno gli yogi? Come si comportano? E Krishna risponde. Gli yogi compiono i loro doveri esterni senza attaccamento perché hanno imparato a controllare la mente e i sensi. Essi godono di una felicità interiore che la maggior parte delle persone ha perso. Vai Catherine, fai Arjuna. Tu mi inviti a sentirmi felice interiormente nello stesso tempo? No, e nello stesso tempo a combattere. Avverto queste tue istruzioni come contraddittorie. E Krishna dice, non puoi vivere senza agire, Arjuna. Invece di agire per te stesso, trasforma quello che fai in un sacrificio per il Supremo. Allora sarai felice. Allora, dopo la richiesta di Arjuna di chiarimenti, nel 2.54, Shri Krishna conclude il capitolo con un'ulteriore spiegazione sullo yoga e sulla trascendenza, presentando le basi dello yoga, la cui radice è yoke, yoke, che significa unirsi. Quali sono le basi dello yoga? Controllo della mente, controllo dei sensi e ricerca di una felicità più elevata di quella che si può ottenere attraverso la mente e i sensi. Colui il quale possiede la coscienza immersa nella trascendenza, stita pragyasya, ha realizzato perfettamente che il contatto con i dei sensi, con i relativi oggetti, genera attaccamento. E questo attaccamento genera inquietudine e si cade nuovamente, o meglio, si sprofonda ancora di più, nella palude dell'esistenza materiale. Quindi una persona la cui coscienza è finalmente immersa nella trascendenza capisce che il mondo funziona esattamente al contrario di ciò che pensavamo. Non si è felici se si mette i sensi, se si mettono i sensi e la mente a contatto con i relativi oggetti. Se si lasciano i sensi sbrigliati, a briglia sciolta, se si lascia la mente vagare alla ricerca di motivi di gratificazione immediata, di gratificazione personale, egoistica, sembrerebbe che si possa essere felici e soddisfatti così.
Ma chi ha l'intelligenza stita pragyassia, immersa nella trascendenza, capisce subito che il mondo proprio non funziona così, che è esattamente il contrario. Che il contatto dei sensi, il contatto con i relativi oggetti genera attaccamento, genera un legame, un incatenamento, e questo incatenamento, come una persona incatenata, com'è? Serena? È serena? Sperimenta serenità? Una persona incatenata, imprigionata? Sperimenta inquietudine, paura, ansia, disagio per il futuro. E rimane nella palude dell'esistenza materiale, ovvero si sprofonda ancora di più nell'ansia materiale. E il criterio da lui adottato è, cioè il criterio adottato da una persona immersa, con l'intelligenza immersa nella trascendenza, è: i sensi, se possono entrare in contatto con i relativi oggetti, ma quando, in che occasione, in che circostanze, in che frangente? Solo quando è necessario per servire Dio. Questo è il parametro. Così l'anima saggia, dotata di saggezza, esercita il proprio diritto di libera scelta. E qual è la differenza tra controllare e servire? Tu la seconda dice, qual è la differenza tra controllare e reprimere. Qual è la differenza tra controllare e reprimere? Reprimere è praticamente impossibile e genera quella che si chiama frustrazione, depressione. Controllare i sensi, reprimere i sensi. Sì, sì, sì. Repressione è praticamente impossibile, perché non li puoi reprimere i sensi, perché i sensi sono attivi, vogliono comunque entrare in contatto, vogliono interagire, sono fatti per quelli, si vede, è assolutamente naturale. Quando qualcuno obietta, ma io ho i sensi, perché? Io ho i sensi, perché non li posso mettere in contatto con gli oggetti dei sensi? Ha ragione. Chi dice così ha ragione, soltanto che non conosce il modo giusto per poter mettere i sensi, far entrare i sensi a contatto con gli oggetti dei sensi. Non conosce il metodo giusto. Però è vero, se ce l'ho i sensi, è naturale che io debba metterli a contatto con i relativi oggetti. Gli occhi vogliono guardare, vedere, gustare, la lingua, le orecchie, l'udito, l'olfatto, il tatto. La mente vuole pensare a qualcosa, a qualcuno, vuole desiderare, vuole provare emozioni. È normale, come fai a non provare emozioni? Come fai a restringere, come si dice? A reprimere. Come fai a reprimerli? È impossibile. Allora, la persona saggia, lucida, usa il seguente parametro. Dice: se io lascio che i sensi entrino in contatto con i loro relativi oggetti, ma solo quando è necessario per servire Dio. Tutte le altre volte no, non li utilizzo. E siccome di occasioni per servire Dio, la persona suprema, ce ne sono aiosa, proprio a go-go, ecco che i sensi di una persona veramente impegnata nella trascendenza non si fermano un attimo. In realtà è molto più attiva di altre persone che comunque staccano, capito? Staccano. Allora, questo è il controllo dei sensi. Eccomi. Prego. Posso chiederti una cosa? Ma sul controllo e la repressione, ma quando eviti una cosa è una repressione, però. Sì, però. È un controllo. Cioè la eviti per non subire. Cioè, per non averci a che fare. Sì, però, infatti, cos'è che abbiamo detto poi? È da notare come le occasioni di servizio, ce ne sono a go-go, quindi puoi mettere costantemente i tuoi sensi a contatto con i relativi oggetti, puoi lasciare che la tua mente pensi costantemente, ma a cosa però? A modi per servire Krishna. Puoi lasciare che la tua mente provi emozioni, sentimenti, ma che siano emozioni e sentimenti legati a Krishna, al suo servizio devozionale, ai devoti, alla compagnia dei devoti, persone altrettanto impegnate in coscienza di Krishna. Puoi desiderare, queste sono le tre caratteristiche della mente, no? Pensare, sentire, quindi le emozioni, e desiderare, no?
puoi desiderare, desiderare così tante. Noi per esempio adesso in questo momento desideriamo ardentemente che questo tempio, questa Dhamasari Krishna, inizi a funzionare, no? Non è che stiamo smettendo di desiderare, stiamo continuando a desiderare, ma stiamo desiderando in connessione a Krishna. Questo libera, libera dai legami della materia, cioè proprio ci scatena, capito? Ci toglie le catene, ci libera dalle catene e ti fa gioire davvero, di una gioia vera, reale, non effimera, fatta soltanto di aspettative e aspirazioni per poi rimanere sempre a becco asciutto, come succede praticamente nel mondo materiale costantemente. Quindi vediamo come quando si dice il parametro è entrare in contatto con i relativi oggetti solo quando è necessario per servire Dio. Chiaramente sempre, perché di occasioni, se già di occasioni per godere materialmente ce ne sono tante, per servire i propri sensi, per servire l'illusione materiale, figuriamoci per servire Krishna, no? Che è il Supremo. Quante occasioni ci saranno? Si capisce, Ornella? Allora, successivamente Krishna spiega che non è una cosa automatica e facile. Lo spiega Krishna. Tale controllo dei sensi, ovvero dar loro modo di toccare i relativi oggetti o di contro, per contro, di non toccarli, e in entrambi i casi sempre per servire Dio, perché si può anche evitare in taluni casi di mettere i sensi al contatto con gli oggetti dei sensi. Anche quello purifica e non è generatore quella forma che sembrerebbe di repressione, non è generatore di ansia e di depressione. Quando tu ti reprimi poi ti deprimi. No, anche evitare in certi casi, in taluni casi, di mettere i sensi a contatto con gli oggetti dei sensi, quindi si chiama austerità, quando non è necessario per servire, quello non genera frustrazione, ma genera fortitudine, fortezza d'animo, sempre di più. Infatti è spiegato che da dove deriva la forza spirituale, da dove deriva? Dalla purezza di intenzioni, intanto di intendimenti, poi di intenzioni e poi di azioni. Da quello viene la forza. Allora, quindi quando tocca gli oggetti di senso, quando non li tocca, ma in entrambi i casi sempre per servire Dio, quello fortifica. Allora, questo controllo dei sensi, quindi, si basa sul gusto che si sperimenta, si basa sulla soddisfazione che si prova nel servire Dio, si basa su quello che viene chiamato param, cioè gusto superiore. Gusto superiore. Quello è il gusto superiore. E si può sperimentare davvero. La coscienza di Krishna conferisce gioia di natura spirituale, gioia di natura trascendentale, che trascende gli alti e bassi. Nel mondo materiale alti e bassi, alti e bassi, alti e bassi, si rischia di diventare bipolare, si rischia veramente di diventare nevrotici da curare nel mondo materiale. Perché ora godi e ti esalti e poi succede qualcosa che non va, i rovesci di fortuna e ti deprimi. E poi di nuovo aspiri ad un momento di gioia e magari lo attieni, quindi vum, vai su. E poi inevitabilmente finisce, vum, e vai giù. Su, giù, su, giù, su, giù, si rischia il bipolarismo. Si rischia la schizofrenia. Infatti è una società di nevrotici. Questa è una società di nevrotici. Infatti le medicine più sempre più diffuse sono quelle ansiolitici, antidepressivi, questi sono dati di fatto, non lo sto dicendo, questo stiamo leggendo la realtà che abbiamo davanti tutti i giorni, tutti quanti. Quindi la coscienza di Krishna invece conferisce una gioia di natura spirituale, trascendentale. L'apprendere che Krishna è soddisfatto del nostro agire, l'apprendere che Krishna è soddisfatto dei sacrifici che noi compiamo quando non agiamo materialmente, va bene? L'apprendere che Krishna è soddisfatto del distacco che noi pratichiamo in certe occasioni
tra i sensi e i relativi oggetti, quando non tocchiamo, quando non guardiamo, quando sarebbe meglio non guardare, non toccare, non pensare a certe cose. Ecco, l'apprendere che Krishna è soddisfatto quando agiamo in questa maniera qui accorda una soddisfazione tale che appaga, ma molto di più di quella che invece deriva dal contatto dei sensi con i loro oggetti. E quindi, poiché si gusta di più, piano piano, naturalmente, lenti ma certi, si giunge ovviamente naturalmente a prediligere questo tipo di soddisfazione, che appaga di più di quella dei sensi quando entrano in contatto con i relativi oggetti. Tutto sta a sperimentarlo. Fintanto che uno non lo sperimenta, che è così davvero, si assuefa all'idea che si tratta soltanto di una bella cosa, ma rimanendo teorica e mai divenuta pratica, uno finisce col pensare che non è vero, detto in parole povere. Se uno non lo fa, ci si assuefa, ci si mitridatizza. Non so se avete mai sentito la cura mitridatica. Cioè, se uno assume un po' di veleno, un po' ogni giorno, un po' di piccole particelle di veleno, dopo un po' diventa immune a quel veleno lì. In certe tribù, in certi paesi, in certe culture, si usa quella chiamata cura mitridatica, perché c'è questo mitridate, questo condottiero che aveva paura di essere avvelenato dai suoi avversari, anche dai suoi, allora assumeva ogni giorno un po' di veleno, un po' di veleno, così pensavo, così quando mi propineranno, perché sicuramente lo faranno, qualche traditore o qualche nemico politico mi propinerà del veleno, io lo berrò come se fosse acqua fresca e non morirò. Analogamente, se si assume la coscienza di Krishna sempre per troppo tempo, solo in gocce di teoria, non si pratica mai, alla fine praticamente si diventa immuni alla coscienza di Krishna. Immuni, e uno non riuscirà mai a sperimentare veramente che cos'è la coscienza di Krishna. Allora il consiglio è veramente di essere intelligenti, di essere pratici. Dopo aver studiato a sufficienza le basi della coscienza di Krishna, va assaggiata in pieno, no? Come dice Prabhupada l'esempio del miele, lo faceva Srila Bhaktisiddhanta questo esempio. Se io ti parlo del miele, della sua dolcezza, delle sue caratteristiche organolettiche, questo e quell'altro, tu comunque non potrai mai capirlo se non apri il barattolo e non lo assaggi. E così la coscienza di Krishna va assaggiata, altrimenti ci si assuefa. Nella mente affluiscono costantemente innumerevoli desideri di appagamento sensoriale. Ma una persona realizzata qual è? Come si riconosce? Dal fatto che non ha più la tendenza a soddisfare quei desideri, anche se questi sono ancora presenti. Questo è un altro punto interessante. Non è che i desideri smettono di affluire, ma come l'oceano non aumenta di volume, benché tanti fiumi si riversano in esso, così la mente, così la mente, l'animo di un'anima sufficientemente realizzata non viene turbata dal costante input dei desideri materiali, non si lascia turbare da questo incessante affluire, rimane imperturbato come l'oceano che non straripa mai nonostante i fiumi che vi si gettano. Tale persona gode di una pace perfetta. Diversamente, il tentativo di essere felici e soddisfatti attraverso il metodo della gratificazione dei sensi, cosa genererà? Una mente confusa, una mente che pensa di essere felice così e poi sperimenta la sofferenza. Ripeto, si diventa nevrotici. Deboli quindi anche. Certo, deboli. Deboli, questo dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori, rende confuso. L'intelligenza viene dirottata, portata via da Maya, rapita da Maya. E tutto questo minerà le basi
della vera pace e quindi minerà le basi della reale felicità, perché asantasya kuto sukham. Non ci può essere felicità se non c'è neanche un po' di serenità, giusto? Prima ci vuole serenità e quello poi offre l'opportunità di essere felici, ma se non siamo neanche sereni non possiamo neanche essere felici. Asantasya kuto sukham. Riuscendo invece a controllare i propri sensi, si rimane sempre in contatto, ovvero in unione con Dio, yoga, e si è liberi dal rischio di continuare a cadere nel ciclo di nascita e morte, perché quello è il punto, liberarsi dal ciclo di nascita e morte. All'inizio del terzo capitolo Arjuna cosa dice? Come? Tu mi dici che dovrei essere intelligente, però allo stesso tempo mi inciti a combattere questa battaglia. Queste due istruzioni... Capitolo 3. Alla fine. No, all'inizio. Inizio del capitolo 3. Tu mi dici che dovrei essere intelligente. Mi parli di Buddhi Yoga. Capire come stanno le cose. Essere riflessivo. Analitico. Differenza tra anima e corpo. E poi allo stesso tempo mi inciti a combattere questa battaglia. Queste due istruzioni mi sembrano a dir poco contraddittorie. Cioè, Arjuna pensa, allora quale delle due cose è migliore? Mettersi nella posizione di chi è intelligente e capisce le cose e perciò mi devo distaccare? Perché gli chiede il distacco, giusto? Gli dice distaccati. Solo che non capisce, ha detto azione con distacco dal risultato, non distacco dall'azione. Arjuna sta facendo finta ancora di essere un po' confuso, no? Ma come? Prima mi dici di distaccare, di capire le cose come stanno, di distaccarmi, poi mi dici di combattere. In particolare mi dici di distaccarmi da questa battaglia e in generale dalle vicissitudini della vita. Oppure mi dovrei invece impegnare alacremente in queste vicissitudini, cioè partecipare, addentrarmi nelle cose. Insomma, quale di queste due cose devo fare, Krishna? Sono un po' confuso, non è che mi hai tanto fatto capire questa cosa. Me la puoi per favore spiegare? Arjuna pensa che le due scelte, distaccarsi e agire, siano incompatibili. Ma Krishna gli spiega, io ti ho già detto che da un canto ci sono alcune persone che hanno la predisposizione ad analizzare le cose, riflessive, vedere il mondo in modo analitico, i filosofi, no? L'intaglio filosofico. E c'è un sistema chiamato Sankhya Yoga, che letteralmente significa descrizione particolareggiata, analisi, descrizione particolareggiata di qualcosa, in particolar modo descrizione analitica del corpo, dell'anima, delle sue differenze, il corpo è fatto così, l'anima è fatta così, quindi la analisi particolareggiata, va bene? Descrizione particolareggiata. E poi, dice Krishna, dopo averti spiegato questo, ti ho spiegato anche il Buddhi Yoga, che ora tu stai fraintendendo. Ora hai frainteso, hai preso una cantonata. Che si intende il Buddhi Yoga? Sviluppo della conoscenza teorica mediante l'intelligenza. L'intelligenza è il potere discriminatorio, va bene? Attraverso l'intelligenza posso discriminare, posso discernere, il discernimento è l'intelligenza, va bene? Quindi Buddhi Yoga significa sviluppo della conoscenza teorica conseguita mediante l'intelligenza, ovvero che significa sviluppo di questa conoscenza teorica? Metterla in pratica. Metterla in pratica. Renderla pratica attraverso un'azione cosciente di me. Dice Krishna, cioè cosciente di Krishna, diremmo noi. In altre parole, significa essere concentrati sul Supremo, cioè agire per la soddisfazione del Supremo. Questo significa agire per la soddisfazione del Supremo, non per la propria soddisfazione. Quindi sì, gli ha insegnato il distacco, ma gli ha anche insegnato l'arte dell'agire. Agisci, non distaccati dall'azione, ma distaccati dal frutto, non andare poi a godere, a goderti quel frutto che otterrai attraverso l'azione compiuta. E Krishna dice, tra le due cose, assumere un atteggiamento molto analitico verso questo mondo e l'agire con concentrazione sul Supremo, ovviamente la seconda è la migliore. Perché? Anche se i due atteggiamenti mirano allo stesso scopo, ok,
il fatto di agire, questo è un altro punto fondamentale, poi chiudiamo e continuiamo domani, eh? E siamo arrivati a metà del capitolo terzo. Perché agire con concentrazione sul Supremo è migliore dell'atteggiamento analitico nei confronti di questo mondo? Anche se entrambi portano lo stesso scopo? Perché il fatto di agire, di impegnarsi direttamente in attività con concentrazione fissa su Krishna, facilita, perché i sensi sono impegnati, giusto? Quando uno agisce i sensi sono impegnati a fare, anche la mente è impegnata, che deve pensare il modo di fare, anche l'intelligenza lo è, che stabilisce come organizzare questa azione. Qual è la cosa migliore da fare, qual è la cosa... Quindi tutti i sensi, tutta l'intelligenza, tutto il corpo sottile è concentrato quando tu agisci. Se invece ti limiti a pensare, cioè non corri il rischio praticamente che i sensi nell'inazione comunque poi richiedano un certo tipo di azione e magari fai l'azione sbagliata. Mentre sei lì che analizzi le cose, scappano dal tuo controllo. Quindi è meglio il buddhi yoga, cioè impegnarsi direttamente in attività intelligenti, buddhi, in attività che siano in comunione di intenti con il Supremo, yoga, comunione di intenti, intesa, yoga significa intesa col Signore, va bene, con Krishna, buddhi con intelligenza, sapendo bene, discriminando, hai acquisito conoscenze e agisci di conseguenza. È molto più semplice questo metodo, perché è pratico. Peraltro una persona non può neanche mantenere il proprio corpo se non agisce. Cioè, qualcosa la deve fare. Comunque bisogna agire. Ha un corpo, corpo significa sensi, quindi l'azione è meglio, è da preferirsi all'inazione. Perciò la condicio sine qua non è che si agisca per la soddisfazione del Signore e non agire per agire oppure non fare qualsiasi cosa, anziché eseguire continue analisi introspettive di me stesso, analisi delle componenti di questo mondo, anziché filosofeggiare, analizzare teorie, agisco. Se agisco in coscienza di Krishna sono protetto. Cosa dice infatti Prabhupada nella Bhagavad Gita? L'essenza della scienza di Krishna consiste nell'azione, nell'attività, nell'agire, fare, fare per Krishna. Ecco questo. Poi da domani riprendiamo dalla diapositiva 6. Cioè, sono domande su quello che ci siamo detti? Commenti? Una domanda, aspetta che alzo il volume, eh? Vai! Si sente qua? La ripeto. Sì, che nel secondo capitolo Krishna inizia a parlare di questo concetto di Buddhi Yoga. Sì. Ma che alla fine, perché quel capitolo si chiama Sankhya Yoga, ma lui parla anche di Buddhi Yoga. Sì, sì, nel secondo capitolo parla di tutto praticamente. Ah, ma... Perché è un po' la sintesi. Ok, ma la differenza tra Buddhi Yoga e Karma Yoga è che uno è l'azione e l'altro è la consapevolenza di quello che devi fare. Sì, allora, in realtà sono sinonimi Buddhi Yoga, Karma Yoga, perché c'è la parola yoga. Buddhi Yoga significa azione che segue all'acquisizione della conoscenza, quindi tu agisci con conoscenza, agisci con intelligenza, ma anche karma yoga la stessa cosa, karma yoga significa proprio azione in coscienza di Krishna, quindi in realtà sono sinonimi. Se nel capitolo secondo Krishna cosa fa? Passa dall'analisi, dal Sankhya Yoga all'amore, al Buddhi Yoga, al Bhakti Yoga, Karma Yoga, sono praticamente tutti sinonimi. Leggerissime sfumature li differenziano, ma nell'analisi che stiamo facendo quelle sfumature contano poco, perché tutte e tre significano la stessa cosa, azione in coscienza di Krishna. Quindi Krishna passa dall'analisi all'amore, dal Sankhya al Buddhi Yoga, dal Sankhya Yoga al Buddhi Yoga. Prima gli fa capire le cose come stanno,
e poi lo invita a mettere in pratica quello che ha appreso. Sì, bene. Bene, Hare Krishna. Allora, grazie per l'attenzione e riprendiamo domani.